Il caso del poligono di Tiro a San Vittorino a ridosso dell'area archeologica arriva in Parlamento. L'onorevole Stefania Pezzopane ha presentato un'interrogazione ai ministri della transizione ecologica e della cultura in merito. A San Vittorino si è formato un comitato di cittadini contrario al poligono. Nel febbraio del 2021 il TAR ha accolto un ricorso del comitato per la tutela di San Vittorino contro la concessione di un terreno di 9 ettari per il poligono. I giudici in sostanza hanno riconosciuto l'interesse collettivo dei cittadini che spesso negli anni si sono lamentati anche per il rumore intollerabile per la vicinanza del poligono alle case, che distano circa 800 metri. Il Consiglio di Stato a giugno del 2021 ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata richiesta dalla Regione, dal Comune, da quello di Pizzoli e dall'Amiternum Academy che ha la concessione del terreno. A fare il punto della situazione Alessia Salvemme del Comitato. La situazione è questa e loro sono in attesa del mese di dicembre, quando il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi. Speriamo che il 16 dicembre il Consiglio di Stato ci dia ragione, perché poi è successo questo, che è vero che il TAR ha disposto la chiusura del poligono dandoci ragione, ma è pur vero che il Comune di Pizzoli, il Comune dell'Aquila e la Regione Abruzzo hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, e tutti dicono è normale perché si fa così, è la prassi, ma per noi non è normale, soprattutto che lo abbia fatto il comune dell'Aquila e quindi che lo abbia fatto il nostro sindaco di fronte a una sentenza del TAR in cui si diceva che il poligono nuoceva alla nostra salute psicofisica, alla salute psicofisica dei noi abitanti di San Vittorino. Il nostro sindaco ha ignorato la situazione. L'area, come è noto, è di interesse archeologico e anche oggetto di studi dell'Ateneo per valorizzarla. La Pezzopane insiste sulla vicinanza dell'area archeologica e anche sulla tutela della salute dei cittadini, chiedendo ai ministri se sono a conoscenza dei fatti e se in questa occasione sia stata garantita la tutela dell'ambiente, dei beni culturali e dei cittadini stessi. Di attenzionare questo presidio che è in una collocazione a distanza di pochissimi metri da beni culturali di enorme valore ed è produttivo di disagi e di fastidi, di inquinamento acustico, ovvero di tutte fattispecie che dovrebbero portare le istituzioni a vigilare e a verificare se il percorso autorizzativo è stato consono alle norme.